conformismo religioso. Il coro Soscanarios di Nuoro sabato ha reso omaggio al musicista che lo ha fondato nel 1976 e che ne è stato l'anima fino alla sua prematura scomparsa, il maestro Bobore Nuvoli. Un appuntamento fortemente voluto da tutta l'associazione, che ha inteso ricordare la figura del maestro Nuvoli in un modo che sicuramente gli sarebbe piaciuto, con un concerto in cui Soscanarios, coro diretto dal maestro Giampaolo Caldino, ha presentato il suo ultimo lavoro discografico dal titolo Intrannas. L'evento musicale dal titolo Soscanarios a Bobore Nuvoli è stato ospitato nel Teatro Eliseo di Nuoro, gremito in ogni ordine di posti. Oltre al coro Soscanarios hanno partecipato all'evento il coro Ortobene, il coro Grazia dell'Edda, il coro Nugora Amada, il coro Montalbo di Siniscola, la formazione canora Laccio d'Amore e Penna Sant'Andrea, i musicisti Roberto Tangianu, Graziano Porcheddu e Giuseppe Caviddu, ma anche la scuola di ballo Milene di Oristano. Il compito di presentare i gruppi che si sono alternati sul palco del Teatro Eliseo è stato affidato a Giuliano Marungiu, mentre la direzione artistica della serata è stata curata dal maestro Giampaolo Caldino e da Eta Nufori, figlia del maestro, che ne ha raccolto il testimone all'interno dell'associazione. Nel corso dello spettacolo, il coro Soscanarios ha dato fondo al proprio repertorio di brani, tantissimi dei quali composti dal maestro Bobore Nuvoli. Lo stesso hanno fatto le altre formazioni corali nuoresi, che hanno offerto al pubblico uno spettacolo di grande livello nel segno della tradizione vocale propria della Barbagia. Gli eventi in ricordo del compianto maestro erano iniziati la settimana scorsa con la mostra ospitata nella Galleria Picasso dei ritratti realizzati nel corso degli anni da Bobore Nuvoli, seguendo la sua altra passione, la pittura, seconda solo alla musica. Un talento artistico multiforme, quello del maestro Nuvoli, cui non solo il coro Soscanarios, ma tutto il mondo della musica tradizionale nuorese ha voluto tributare un omaggio.